Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, personale della dipendente sezione di Polizia Giudiziaria, aliquota Carabinieri, ha dato esecuzione a due misure interdittive emesse dalla Quinta Sezione Penale del Tribunale di Catania nei confronti del geometra R.M., funzionario del Comune di Aci Sant'Antonio, nonché coordinatrice dell'ufficio SISM e responsabile unica del procedimento per l'approvazione e la liquidazione delle domande di contributo presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e del geometra AP libero professionista. I destinatari dei suddetti provvedimenti sono stati rispettivamente sottoposti alla misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi 10 e alla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale per la durata di mesi 6. Essendo emersi nei loro confronti, all'esito dell'attività investigativa espletata, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ipotizzati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Agrigento, svelato il telamone del Tempio di Zeus, Schifani, giornata importante, ma puntiamo a migliorare l'accoglienza. Dopo 20 anni di studi, ricerche e restauri, il gigante di pietra dell'antica Agracas si è rialzato. Il telamone, una delle colossali statue antropomorfe che sostenevano l'architrave del Tempio di Zeus Olimpio, l'Olimpeion, simbolo della Valle dei Templi, è stato riportato in posizione eretta. Stamattina la cerimonia di presentazione del telamone ricostruito, con il presidente della regione siciliana Renato Schifani, l'assessore regionale beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il direttore del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il curatore del progetto di musealizzazione Carmelo Bennardo e l'esperto scientifico del progetto Alessandro Carlino. La statua, alta quasi 8 metri, è sostenuta da una struttura in acciaio di 12 metri alla quale sono ancorate delle mensole dove sono collocati i singoli pezzi del monumento riassemblato. Siamo alla vigilia di un grande evento, Agrigento Capitale della Cultura, e già stiamo lavorando per fare in modo che la comunità internazionale scientifica non conosca il nostro patrimonio in un anno che sarà per noi importantissimo. Quello di oggi è uno stimolo a fare sempre di più, ad essere consapevoli di essere tutori di un patrimonio unico al mondo, che non soltanto dobbiamo valorizzare, ma far conoscere a tutti i turisti che possano venire a trovarci. Conoscere queste realtà, la Regione si impegna in questo, si impegnerà finanziariamente, si impegnerà con le proprie migliori energie, facendo in modo che anche campagne promozionali a livello nazionale possano essere trasmesse a tutti gli italiani, perché possano conoscere attraverso i media nazionali ed internazionali le bellezze della nostra Sicilia. Siamo contentissimi perché dopo 20 anni di studi, approfondimenti, restauri, doniamo alla città di Agrigento il telamone in piedi, che è il simbolo di una Sicilia che si mette in piedi e che vuole lottare e vuole cambiare passo. Abbiamo lavorato tanto per questo traguardo, un traguardo che arriva praticamente alla vigilia di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Contenti, non appagati, stiamo lavorando senza soluzione di continuità per farci trovare pronti. Oggi la Valle dei Templi ha un nuovo gioiello. Ricordo a me stesso e agli altri che qualche mese fa abbiamo tagliato il traguardo di 1 milione di visitatori. Il telamone rappresenterà una nuova attrattiva, un nuovo gioiello per la Valle dei Templi e la Sicilia tutta è contenta di questo traguardo. Ambiente, Catania respira con 2500 nuovi alberi in città. Venerdì 1 marzo alle ore 10.30, all'incrocio tra Corso Indipendenza e via 4 novembre, il sindaco Enrico Trantino e l'assessore al verde Salvo Domarchio illustreranno il progetto Catania respira, un piano già nella fase realizzativa che prevede la messa a dimora di 2500 alberi a Catania, uno per ogni bambino nato nel 2023.
in linea con l'approccio della Green City attraverso la rigenerazione dei sistemi urbani, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità. L'iniziativa prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali della città e la partecipazione dei componenti della consulta comunale del verde. Tensione alle stelle tra Transnistria e Moldova dopo che i separatisti hanno invocato l'aiuto della Russia. I funzionari della Transnistria, regione separatista della Moldova sostenuta da Mosca, hanno lanciato un appello alla Duma russa per proteggere l'economia locale mentre si intensificano le tensioni con il governo della Moldova. I nuovi dazi doganali imposti alla Transnistria dalla Moldova hanno irritato i funzionari della regione separatista e i membri del congresso di Tiraspol chiedono alla Duma di attuare misure per difendere la regione in presenza di una crescente pressione da parte della Moldova. Ad alimentare la tensione ci sono anche le voci ricorrenti su una possibile richiesta di adesione dei separatisti alla Russia, voci per ora smentite dal governo moldavo. Один из вариантов расклада сил изменения – это создание многих горячих точек и многих точек хаоса. А Путин постоянно пробует НАТО на слабость. То есть можно вспомнить и то, что и падение шахедов на территории Румынии, собственно, и ракеты, которые залетали в Польшу или подлетали к польской границе и потом возвращались назад, и постоянная вот эта игра мускулами на границе со странами Балтии. То есть тут это абсолютно то, что его... Concluso il viaggio diplomatico in Arabia Saudita di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino è volato a Riyadh per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman e discutere della formula di pace in Ucraina e dei prigionieri di guerra e dei deportati, grazie alla possibile mediazione dell'Arabia Saudita in uno scambio tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino ha parlato di dialogo in vista del vertice globale sulla pace in Svizzera, insieme alle possibili opportunità di cooperazione economica e tecnologica tra Ucraina e Arabia Saudita. Dopo Riyadh, Zelensky è volato a Tirana per incontrare il premier albanese Edi Rama e partecipare al vertice Ucraina-Europa sud-orientale. Sul campo di battaglia non si fermano gli attacchi russi nell'est dell'Ucraina, ucciso un civile di 76 anni nell'oblast di Zaporizhia. Martedì 27 febbraio le forze russe hanno lanciato 234 attacchi separati in 11 località dell'oblast, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture. Le forze ucraine hanno invece abbattuto un aereo da caccia russo Su-34 sul fronte orientale. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia avrebbe perso circa 340 aerei dall'inizio della guerra. Dall'altra parte del confine, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino sopra la regione di Bielgorod. Russian forces are trying to exploit tactical opportunities offered by the Russian seizure of Avdiivka and appear to be maintaining a relatively high tempo of offensive operations aimed at pushing as far as possible in the Avdiivka area before Ukrainian forces establish more cohesive and harder to penetrate defensive lines in this area. The Ukrainian armed forces withdrew from Stepove and Severne villages near Avdiivka, according to the spokesperson for Tavria Group. Before the start of the full-scale invasion, around 100 people lived in Stepove and Severne. Russian forces are currently focusing assaults west of Avdiivka in the direction of Berdychi, Orlivka and Tonenke, where Ukrainian forces established immediate defensive positions to cover their withdrawal from Avdiivka and to receive oncoming Russian offensive operations. Ukrainian military observers characterized Ukrainian fortifications west of Avdiivka as, quote, disappointing and problematic, however.
Russian forces are likely continuing attempts to advance in order to deprive Ukrainian forces of the respite that would allow Ukraine to establish a more cohesive and harder to penetrate defensive line in the immediate vicinity of Avdiivka. Public inquiry, not specifically into the Adriana, but into the thousands of deaths that have taken place in the Mediterranean over the last number of years. And we think that such a public inquiry, an independent public inquiry, would explore the reasons why so many people... Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il numero di persone morte e scomparse nel Mediterraneo è cresciuto costantemente negli ultimi anni, 2048 nel 2021, 2411 nel 2022, fino ad arrivare a 3041 alla fine del 2023. Decine di persone sono partite mercoledì dal sud di Israele, teatro dei massacri di Hamas del 7 ottobre, per chiedere la liberazione degli ostaggi ancora a Gaza. Alla marcia partecipano alcuni degli israeliani rilasciati durante il cessate il fuoco dello scorso novembre. La destinazione è sabato la residenza del premier Netanyahu a Gerusalemme per protestare ancora una volta contro il governo. L'iniziativa si svolge nel mezzo di negoziati per una nuova tregua tra Israele e Hamas mediata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto. Un esponente di Hamas ha parlato di divario ancora profondo. Le varie fazioni politiche palestinesi sono attese giovedì a Mosca per discutere di un governo di unità nazionale per gestire il dopoguerra di Gaza. Un attivista per il clima ha lanciato della vernice verde addosso al leader del Partito Socialdemocratico Portoghese, numero uno dell'Alleanza Democratica, la coalizione di centrodestra per le elezioni generali, in visita alla Fiera del Turismo di Lisbona. Luis Montenegro è stato costretto ad andarsene e non è più tornato a tenere il comizio elettorale organizzato in vista delle elezioni generali anticipate del 10 marzo. Gli attivisti del movimento studenti per la fine dei combustibili fossili hanno invitato i politici ad agire, sostenendo che nessun partito ha un piano che si adatti alla realtà climatica. Il giovane attivista è stato poi arrestato. Una borsa con materiali relativi alla sicurezza delle prossime Olimpiadi è stata rubata su un treno a Parigi. Non è l'inizio di un film di spionaggio, ma quanto accaduto a un funzionario comunale coinvolto nell'organizzazione dei giochi che si aprono tra meno di 5 mesi. Il funzionario si è accorto del furto lunedì sera mentre era sul treno alla Gare du Nord. Alle autorità ha dichiarato che una chiavetta USB criptata conteneva appunti sulla regolamentazione del traffico e sul dispiegamento della polizia durante la manifestazione. Sono in corso indagini. Il Parlamento europeo ha adottato una direttiva sull'aggiornamento delle norme sulle patenti di guida per migliorare la sicurezza stradale. La proposta introduce le patenti mobili e la possibilità di introdurre controlli sanitari obbligatori per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida. È stata adottata in prima lettura con 339 voti a favore, 240 contrari e 37 astensioni. Hochgradig dazu bei dass bei Fahranfänger wir ein besseres Fahren sehen. Auch die aus Spanien bekannten und gerade angesprochenen Gesundheitschecks bei administrativen Verlängerungen des Führerscheins tragen zur erhöhten Sicherheit bei. Wir sind dafür, dass alle 15 Jahre nun diese Fahrtauglichkeit geprüft werden soll. I deputati sono d'accordo che i conducenti valutino la propria idoneità alla guida al momento del rilascio e del rinnovo della patente, lasciando che siano i paesi dell'Unione a decidere se sostituirla con una visita medica. Inoltre sarà introdotta una patente di guida digitale disponibile sul telefono cellulare. I conducenti inesperti dovranno sottoporsi a un periodo di prova di almeno 2 anni. Le patenti di guida dovrebbero essere valide per almeno 15 anni per motocicli e autovetture e per 5 anni per camion e autobus. La bozza sarà seguita dal nuovo Parlamento dopo le elezioni europee di giugno.